Domenica si vota dalle 7 alle 23 per eleggere 600 rappresentanti in Parlamento. Alla Liguria 10 deputati e 5 senatori. La legge elettorale è un sistema misto, il territorio è suddiviso in collegi. Bollette triplicate, materie prime costose e 10 dipendenti da pagare. La testimonianza di una panificatrice di Chiavari: è complicato, dice, superare questo momento difficile. Apre a Rapallo il primo negozio solidale per famiglie bisognose e senza fissa dimora. È l'Opportunity Shop di Corso Matteotti, promosso dalla Consulta del Volontariato. Domani mattina l'inaugurazione. Primo passaggio perturbato di stampo autunnale in Liguria. Diramata l'allerta meteo gialla per temporali per il centro Levante dalle 8 alla mezzanotte di domani. Possibili temporali intensi anche localizzati. Una messa per dire grazie a Maria dopo i pellegrinaggi 2022 organizzati a Lourdes dall'Unitalsi. Volontari e ammalati hanno condiviso la messa e la cena ieri sera a Santa Maria del Campo a Rapallo. Ovada ha ospitato il primo raduno interregionale delle confraternite, presenti priorie da Liguria, Lombardia e Piemonte. Rinnovata la missione sempre più attuale, stare accanto ai bisognosi. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio. Oggi a mezzanotte scatta il silenzio elettorale, domenica si va alle urne, si vota dalle 7 alle 23 per eleggere i rappresentanti di Camera e Senato. La Liguria esprimerà 10 deputati e 5 senatori. Cerchiamo nel prossimo servizio di capire come funziona la legge. Il Rosatellum, la legge elettorale introdotta nel 2017, è stato utilizzato per le elezioni politiche del 2018. La riforma costituzionale ha però ridotto il numero dei parlamentari. Eleggeremo 400 deputati e 200 senatori. Nel 2022, inoltre, per la prima volta tutti i maggiorenni voteranno non solo per la Camera ma anche per il Senato. Il sistema elettorale è misto. Il 60% dei seggi è assegnato su base proporzionale in dei collegi plurinominali, mentre il 40% dei seggi circa è assegnato con un sistema maggioritario in collegi uninominali. Nei collegi uninominali il seggio, cioè un solo seggio in palio, quel seggio in palio viene assegnato al candidato che ottiene il maggior numero di voti, quindi basta che prenda anche solo un voto in più dei propri concorrenti e ottiene il seggio in palio. Invece nei collegi plurinominali, dove ci sono quindi più seggi in palio, questi seggi vengono ripartiti tra i diversi partiti in base proporzionale, cioè in proporzione ai voti che hanno ottenuto. Concretamente sulla scheda troveremo indicati i nomi dei candidati per il collegio uninominale e sotto le indicazioni delle singole liste che invece concorrono per il sistema plurinominale. Il territorio è suddiviso in collegi. Con la riduzione del numero dei parlamentari, la Liguria a 9 parlamentari in meno rispetto al 2018, che scendono quindi da 24 a 15. Potremmo eleggere 5 senatori, di cui 2 nei collegi uninominali, quindi il territorio regionale è diviso in 2 con la spartiacque a Genova San Piero d'Arena, quindi avremo un collegio uninominale del Levante Ligure e un collegio uninominale del Ponente Ligure, mentre invece avremo un unico collegio plurinominale che di dimensione regionale in cui si verranno espressi 3 senatori. E per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il meccanismo è analogo, avremo 4 collegi uninominali, in particolare per quanto riguarda il Levante, il collegio uninominale della Camera va da Recco a Sarzana, quindi copre tutta la riviera di Levante, mentre avremo anche lì un unico collegio plurinominale di dimensioni regionali con 6 seggi in palio. Torniamo adesso a parlare delle difficoltà che stanno vivendo i panificatori del territorio a causa dell'aumento delle materie prime e dei rincari energetici. Sentiamo la testimonianza di un noto panificio di Chiavari. Abbiamo avuto un notevole aumento nella bolletta, precisamente riferendosi al periodo di agosto confrontato con la bolletta dello scorso anno, e è triplicata. Ovviamente noi abbiamo un sacco di macchinari che vanno a energia elettrica, tra cui appunto impastatrici, alcuni forni, sfogliatrici, lavastoviglie.
e comunque cioè, la maggior parte sono indispensabili proprio per un andamento corretto del lavoro, e per cui non si sa ovviamente dove risparmiare energia elettrica, ma non si sa neanche dove recuperare, diciamo, veramente i fondi per pagare queste bollette. Io comunque ho 10 dipendenti, più di 10 dipendenti, quindi che è un costo elevato, ma diciamo affronto con piacere rispetto al pagare una bolletta tre volte quando non ha un reale fondamento questa cosa, secondo me. E le materie prime sono comunque anche loro tutte carissime, quindi in generale io, per fare un esempio, dovrei vendere un panino al doppio di quanto lo vendo normalmente, cosa che ovviamente non posso fare perché non lavorerei. Quindi diciamo molto, molto complicato. Spero che si vada risolvendo questa situazione, perché anche confrontandomi con altra gente del mestiere, ristoranti, pizzerie e quant'altro, vedo una grande difficoltà. Andiamo adesso sul sito di ANSA Liguria, una notizia di cronaca, perché per la morte di una donna dopo l'asportazione di un neo sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi ciascuno il santone del centro olistico Anidra di Borzonasca, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. La psicologa Paola Dora, coinvolta nell'inchiesta, è stata assolta. I tre erano a processo per la morte di Roberta Repetto, donna di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo eseguita sul tavolo della cucina del centro. Il giudice per l'udienza preliminare Alberto Lippini li ha condannati con rito abbreviato per omicidio colposo, mentre li ha assolti dall'accusa di violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Andiamo a Rapallo, sta per aprire un op shop, un locale dove famiglie in difficoltà economica e persone senza fissa dimora potranno trovare e prendere gratuitamente vestiti usati ma in ottimo stato. Promosso dalla Consulta del Volontariato, nasce sullo stile del guardaroba cittadino della Caritas a Chiavari. Gli spazi in corso Matteotti 60 a Rapallo saranno inaugurati domani mattina dal Vescovo diocesano. Sentiamo. Che cos'è un op shop? Allora, un op shop è un negozio di beneficenza. Diciamo che nei paesi anglosassoni viene chiamato share shop, e invece in Oceania viene chiamato op shop, vuol dire opportunità di fare shopping. A chi è rivolto questa attività? È rivolto sostanzialmente ai nuclei familiari in fragilità, ai senza tetto, a coloro i quali in questo momento, il post-Covid e soprattutto in questo momento di caro bollette, dove la vita è diventata molto costosa, diciamo, possono entrare, entra, scegli, ritira. Vi saranno segnalate anche queste persone? Soprattutto dalle parrocchie, dai servizi sociali, dalle associazioni facenti parte della consulta e da coloro i quali vogliono entrare. Quindi vestiti che potranno essere presi, ma anche altri servizi offrirete? Offriremo un laboratorio di sartoria, stireria, maglieria, perché magari prendono, ritirano un vestito, magari è lungo, corto e vogliono aggiustarlo, c'è il servizio di sartoria gratuito. Qualcuno può portarvi anche dei vestiti, ricordiamo come? Assolutamente, devono portarli, però come abbiamo nei nostri slogan, devono essere abiti usati ma assolutamente selezionati. E se per caso c'è qualche bottone che manca o qualche rammendo, lo possiamo fare noi, però dell'abito deve essere pulito, perché dobbiamo assolutamente ridare il riciclo dell'abito, perché è un problema economico, e poi dopo dobbiamo dare la dignità a coloro i quali lo ritirano. Da chi vi è stato offerto il locale? Il locale, il Cavaliere di Malta, con il quale veramente ho un grandissimo rispetto, perché tra i primi hanno capito e conoscevano già il sistema dello Charity Shop e ci hanno offerto i locali, e quindi colgo veramente l'occasione per ringraziarli. Assicurare il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua italiana dei segni, la LIS, durante la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale di Chiavari e durante le sedute delle commissioni consigliari. Lo propone con un ordine del giorno da inserire tra i punti in discussione nelle prossime sedute di Consiglio il consigliere di opposizione Nicola Orecchia. Lunedì prossimo è previsto il via ai lavori del nuovo argine del fiume Entella. Lo fa sapere il comune di Lavagna, che ha ricevuto una diffida da parte della città metropolitana di Genova di liberare entro questa data le aree attualmente occupate dal centro di raccolta dei rifiuti di via Garibaldi nella parte finale della piana. Denunciando ancora una volta il comportamento dell'ex provincia, che continua a non tenere conto del vincolo paesaggistico riconosciuto per l'area, il sindaco ha depositato un esposto alla procura
della Repubblica per denunciare l'inadempienza di alcuni enti che dovrebbero controllare invece il rispetto di questo riconoscimento e garantirne la sua tutela. Tra gli enti chiamati in causa la soprintendenza ai beni culturali, andremo fino in fondo nell'accertare responsabilità civili e penali di chi sta permettendo che tutto questo accada e chiederemo conto dei danni provocati fino ad oggi, ha ribadito il primo cittadino lavagnese Gianalberto Mangiante. A Santa Margherita Ligure è iniziato nei giorni scorsi l'intervento di sistemazione del rio Baiucca in località Costa Mezzana. I lavori servono per garantire lo smaltimento della portata massima del corso d'acqua e interessano un tratto di 30 metri del rio e un tratto di 10 metri del suo affluente di sponda sinistra. I lavori sono stati affidati alla ditta Cave di Frisolino di Ne per un importo di 256.000 euro finanziati dal Ministero dell'Interno. E ci si prepara per l'arrivo di una perturbazione di stampo autunnale, la prima di questo tipo, che determinerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. L'ARPAL ha emesso l'allerta gialla per temporali, interesserà il centro Levante, i bacini B, C ed E. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 24 di domani. È atteso anche il rinforzo dei venti a ponente e l'aumento del moto ondoso fino a molto mosso. I fenomeni proseguiranno a Levante anche nelle prime ore di domenica, ancora con la possibilità di rovesci e temporali anche forti. Sentiamo. Per quanto riguarda la Riviera di Levante, che passaggio sarà questo? Sarà un passaggio comunque significativo, testimoniato dall'allerta che durerà fino alle 24 di domani sabato, sulle zone C ed E, appunto le zone che coinvolgono il Levante, mentre il settore centrale, la zona B, terminerà alle 21, inizio fissato alle 8. Perché? Perché questa perturbazione che arriva dal Mediterraneo occidentale, preceduta da un flusso umido meridionale e dalle prime precipitazioni già nella mattinata, tra la notte e la mattinata di domani sul ponente, è una perturbazione che attraverserà un po' tutta la regione, potrà anche localmente soffermarsi dando luogo a rovesci o temporali localmente forti e o organizzati che, e qui sta l'allerta, sono maggiormente probabili secondo la modellistica previsionale proprio sulle zone di centro Levante, temporali che comunque, va detto, potrebbero essere anche forti localmente anche a ponente. Dunque questo passaggio già dalla mattina ma poi soprattutto tra il pomeriggio e la sera con questi fenomeni e sul Levante potrebbero attardarsi anche fino alle prime ore della giornata di domenica nel suo passaggio. Si può dire che questa sia una rottura stagionale dal via a un autunno? Questo tipo di perturbazione? Beh, questa potrebbe essere veramente la prima perturbazione autunnale con caratteristiche più autunnali. Diciamo che da un punto di vista termico la differenza l'abbiamo già notata circa da una settimana anche con le minime. Questa notte, per fare un esempio, nei capoluoghi di provincia si è andati dai 12.9 della Spezia, se non sbaglio a 15.9 a Genova, quindi valori decisamente molto più bassi rispetto a soltanto una settimana, 10 giorni. Voltiamo pagina, prosegue ad Assisi Economy of Francesco, da 3 giorni in cui 1000 giovani imprenditori provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo si stanno confrontando sul tema dell'economia sostenibile. Domani è atteso l'arrivo di Papa Francesco, che parteciperà all'evento conclusivo. Telepace seguirà in diretta la mattinata a partire dalle 9.45 su Telepace 1 al canale 12. Nel pala eventi di Assisi il pontefice incontrerà i giovani, ci sarà un momento artistico teatrale e il racconto dell'esperienza in rappresentanza dei 5 continenti. A seguire il discorso del pontefice, la lettura e la firma del patto tra Francesco e i ragazzi. Domenica invece il Papa sarà a Matera per concludere il 27° congresso eucaristico nazionale. Francesco sarà ricevuto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, e dalle altre autorità civili e religiose. Subito dopo, nella cattedrale, l'incontro del pontefice con profughi e rifugiati. Anche in questo caso Telepace trasmetterà l'evento in diretta. E veniamo in diocesi. Ieri sera è stata celebrata una messa di ringraziamento per i pellegrini e dei pellegrinaggi organizzati a Lourdes per quest'anno dall'Unitalsi. Nella chiesa di Santa Maria del Campo Rapallo si sono ritrovati volontari e ammalati. Un viaggio speciale, quello alla grotta di Massabielle, che per molti rappresenta una grazia.
quest'anno ci sono andata di nuovo perché è stato troppo bello. Per molti è l'unico viaggio possibile dell'anno. Ammalati gravi, pazienti di case di riposo, RSA e così via, Lourdes è un'esperienza speciale fatta di silenzio, ascolto, amicizia e condivisione. Non andiamo per chiedere qualcosa, ma andiamo soprattutto per ringraziare. E la cosa bella che mi viene in mente è che soprattutto i malati ringraziano Maria, ringraziano e non chiedono. E per ringraziare della buona riuscita dei pellegrinaggi 2022, il Vescovo ha presieduto la messa nella chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo, a cui è seguita la cena insieme. Dopo 2 anni di Covid, Lourdes era abbastanza deserta. Noi comunità Alfi Liguri siamo andati l'11 febbraio, siamo andati a giugno e siamo ritornati a settembre. E abbiamo fatto 3 aerei, quindi uno abbiamo portato più di 450-500 persone. Possiamo essere contenti come primo anno di ripresa di pellegrinaggi. Monsignor De Vasini ha spiegato che la vita è buona quando riusciamo ad ascoltare Dio che ci parla. Lourdes è uno di quei luoghi dove la preghiera e la testimonianza di chi vive la malattia cambiano il cuore delle persone. Quando sei lì hai una pace che in altri posti non puoi avere. Pertanto i nostri pellegrini e i nostri ammalati hanno sicuramente una gioia quando hanno finito il pellegrinaggio e sono contenti di pensare già alla prossima volta. I pellegrinaggi Unitalsi vedono insieme volontari, medici, infermieri, sacerdoti, anziani, ammalati e disabili, un tesoro di umanità. E tra i volontari, professionisti che per qualche giorno si mettono a disposizione degli altri. Si trovano poi a Lourdes ad essere con grande umiltà dei semplici bareglieri, delle semplici sorelle, in aiuto a persone che senza avere questi volontari non potrebbero venire con noi. Le parrocchie di San Bartolomeo della Ginestra e di San Pietro di Riva Trigosa, Sestri Levante, accoglieranno domani il loro nuovo parroco, Don Gian Emanuele Muratore. La messa inizierà alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra. Il sacerdote lascia le comunità San Margheritesi di San Giacomo di Corte e Santa Margherita, mantiene l'incarico di responsabile diocesano del servizio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. L'ingresso sarà accompagnato dal vescovo diocesano. Vescovo Monsignor Gian Pio De Vasini, che ha nominato Don Alberto Gastaldi responsabile del servizio per la formazione e la fraternità dei presbiteri ordinati negli ultimi 10 anni. E primo raduno interregionale per le confraternite di Liguria, Lombardia e Piemonte. Presente nei giorni scorsi anche una delegazione della diocesi di Chiavari. Un fine settimana animato da incontri, dalla preghiera e poi dalla processione per le vie del centro storico. I confratelli, nel condividere le loro esperienze, hanno riflettuto su come affrontare i prossimi difficili mesi a sostegno delle persone bisognose. Ovada ha ospitato il primo raduno interregionale nella storia delle confraternite. Priorie provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte si sono unite, sotto la spinta della Confederazione Nazionale, per condividere le proprie diverse esperienze. Nel Basso Piemonte, ad esempio, non c'è la tradizione ligure di portare i crocifissi. I confratelli si concentrano sul culto, sul suffragio dei defunti e le opere di carità. Non è un motivo per cui sentirsi distanti, ma anzi forse ci può anche aiutare come confraternite del nostro territorio, della Liguria, a non dimenticare mai che questi aspetti che appunto si affiancano a quello più esteriore della partecipazione alle processioni sono comunque motivi fondanti per cui sono state create e costituite le nostre confraternite. Quindi avere anche occasione di scambio con loro per capire oggi nel 2022 come poter portare avanti un percorso che è da secoli che è iniziato, ci può sicuramente arricchire ed aiutare nel proseguire. Già la pandemia aveva ravvivato nelle confraternite il desiderio di organizzare iniziative di carità. Il momento storico che il mondo sta affrontando dà alle associazioni un ulteriore stimolo in questa direzione. Ci sono tante associazioni nel nostro territorio, nella nostra diocesi, che già operano a favore dei più deboli, degli emarginati. Sarebbe bello che anche le nostre confraternite, i confratelli e le consorelle si mettessero a disposizione di queste realtà, e credo che questo sarebbe un segno migliore per essere pienamente aderenti al mandato che le nostre confraternite hanno. Nel 2023 si terrà il raduno ligure delle confraternite a maggio a Diano Marina, l'anno dopo il secondo raduno interregionale, questa volta in Lombardia. Infine il 2025, anno del giubileo, con un probabile incontro nazionale a Roma.
Prosegue la festa, la preparazione della festa di San Michele nella parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo. Domani alle 10.30 la visita guidata alla chiesa con Vittorio Mizzi, alle 19 la messa di vigilia. Monsignor Giampio De Vasini presiderà invece la celebrazione solenne delle 10.30 domenica, sempre domenica alle 17.30 il vespero la processione presieduta dal vicario Don Stefano Mazzini. In occasione della festa la parrocchia organizza la pesca di beneficenza sotto i portici di via Pomaro, mentre il sestiere San Michele propone la sagra vicino alla piazzetta con piatti tipici liguri e intrattenimento musicale la sera. E come tradizione per San Michele, la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo sale al santuario di Caravaggio sul Monte Orsena, ritrova le 8.30 domenica in via San Tommaso per la salita a piedi. Quest'anno, con la collaborazione dei soci della sezione CAI di Rapallo, verrà inaugurato il primo cippo del sentiero Fulvio Tuvo, percorso di cornice intorno al golfo di Rapallo. Appuntamento alle 11 ai piedi della scalinata che porta all'edificio sacro. Seguirà alle 11.30 la Santa Messa presieduta da Don Andrea Co. Prima del pranzo con focaccette e asado verrà inaugurata anche la rinnovata facciata del santuario. Sarà posta anche una targa in ricordo del benefattore Baciara, i cui discendenti arrivati dal Cile presenzieranno proprio alla cerimonia. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 24 settembre. Dalle 8 alle 20 torna l'appuntamento con Tipicamente Chiavari, mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova. In via Rivarola saranno allestiti i banchetti con le tipicità enogastronomiche e i prodotti a chilometro zero liguri e delle regioni vicine. In occasione delle giornate europee del patrimonio, ex capitani e volontari vi condurranno a spasso per il museo dalle 9.30 alle 11.30 al Museo Marinaro di Camogli con visite guidate gratuite. I palazzi dei Rolli di Chiavari dai documenti dell'archivio storico del comune. Alle 10 nell'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari verrà presentato il ricco archivio storico del comune e la scoperta che getta luce su un aspetto finora sconosciuto della storia chiavarese. Il Centro Studi Discipline Orientali 2000 di Lavagna organizza una giornata yoga porte aperte con lezioni gratuite per tutti. La maestra Renata Tonin nella sede di via Carcara a Lavagna offrirà lezioni dalle 10 alle 11 e dalle 18.30 alle 19.30. Taglio del nastro alle 10.30 a Rapallo in corso Matteotti per l'Op Shop, negozio di opportunità realizzato dalla consulta del volontariato. Continua a Genova Quarto in via Maggio il quarto Pianeta Festival sul tema indifferenza. Si inizia alle 14 con Punto 180, il primo gioco da tavolo sulla legge 180 del 78. La giornata prosegue con l'inaugurazione alle 16 della mostra Apertura Mentale con le fotografie di Piero Basin. Alle 17 la fotografa Patrizia Traverso introduce l'incontro con Monica Mazzolini. Alle 19.30 Theremin Garden con Giorgio Necordi e a chiudere alle 21 lo spettacolo teatrale È un brusio la vita, PPPP, Pierpaolo Pasolini poeta, a cura della compagnia teatrale Cile de Balanza. Nel Parco Casale di Rapallo va in scena 10.000 passi per la salute, terza edizione della Marcia della Salute organizzata dal Lions Club Rapallo Host. Iscrizioni a partire dalle 14, partenza alle 15, a fine percorso saranno a disposizione 6 gazebo per mini check-up medici. Moneglia, un borgo di storia e ambiente, è il tema della visita guidata al centro storico proposta dal comune, partenza alle 15.30 dal Palazzo Comunale. Alle 15.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Genova verranno presentate le opere dello psichiatra italiano Vittorio Guidano, iniziativa a cura del Centro Culturale San Paolo sul tema della salute mentale. Alle 16 alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, incontro promosso dalla soprintendenza per parlare del progetto di restauro dell'edificio sacro. Sono un ragazzo di strada, l'invenzione dei giovani nel Tiguglio degli anni 60 è il tema dell'incontro che l'associazione Il Bandolo propone nella sala della Filarmonica di Chiavari a partire dalle 17. Interviene Giorgio Getto Viarengo. Va in scena a Santo Stefano d'Aveto suoni di solidarietà. A partire dalle 17 in piazza Livellara, esibizioni di mototrial, boscaioli, stand gastronomici, cori alpini e DJ set. Nella galleria Gianfrancesco Grasso di piazza San Giovanni a Chiavari si passa dalla storia all'arte contemporanea con l'intervento di Federico Garibaldi sugli NFT, Non Fungible Token. La smaterializzazione delle opere è la nuova tendenza degli iscritti, inizio alle 17.30. E continuano i concerti del Sibelius Festival alle 18 a Villa Vicini di Santa Margherita Ligure, concerto del duo Novus Modus Vetus.
Passiamo allo sport, è una Virtus Entella in cerca di riscatto, quella che domani pomeriggio alle 17.30 scenderà in campo a Gubbio per la quinta giornata del campionato di Lega Pro. I biancocelesti, reduci da due sconfitte consecutive, sono chiamati a invertire il trend negativo. Sentiamo a questo proposito Mr. Volpe, intervistato da Nicolò Pagliettini, con la traduzione nella lingua dei segni da parte di Titta Arpe, così la società oggi ha voluto ricordare la giornata internazionale della LIS. Sentiamo. Mister, dopo Carrara aveva chiesto che tutti si assumessero le proprie responsabilità, ti chiedo che settimana è stata, che voglia hai visto e quanto appunto desiderio c'è di reagire nella partita di domani. Cercherò di non essere ripetitivo, sennò poi dicono che dico sempre le stesse cose. È chiaro che è un momento non positivo, è chiaro che siamo soggetti a delle critiche, io le critico, le prendo, le accetto, però chi fa sbaglia, chi non fa giudica. Abbiamo bisogno in questo momento di essere supportati, abbiamo bisogno della nostra gente, abbiamo bisogno di tutti, perché bisogna tifare l'Entella sia quando vince sia quando non vince, sia nei momenti belli che nei momenti meno belli. Noi è chiaro che siamo chiamati a dare delle risposte diverse sul campo, che è l'unica cosa che conta. Le difficoltà fanno parte della nostra vita, non solo nel calcio, e le difficoltà aiutano a crescere e vanno affrontate. La differenza la fa come vengono affrontate le difficoltà, è lì che si può fare la differenza. Spesso dici che è la settimana che ti fa la formazione, ti chiedo se in questo senso è stata didattica questa settimana. È sempre il campo che dimostra le cose. È chiaro che l'allenatore cerca di sbagliare il meno possibile, purtroppo gli errori si commettono, ma chi è che non sbaglia? Quindi io cerco sempre di mettere la formazione migliore, guardando quello che poi succede in allenamento. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.